tutti, oggi sono qua per parlarvi degli ultimi 10 libri e fumetti che ho letto. In realtà saranno 10 più 1, ma vi spiegherò poi per quale motivo. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, oppure utilizzando il mio codice da affiliata Pampling. Voi avrete il 20% di sconto su ogni tipo di acquisto e una percentuale andrà appunto a sostenere il canale. In alternativa, in descrizione di tutti i video trovate anche il mio link da affiliata ad Amazon. Grazie davvero di cuore a tutti, ma ora passiamo ai libri. Di quasi tutti questi libri e fumetti esiste già magari una recensione, un approfondimento sul canale o sul blog, quindi in alcuni casi non sarò super approfondita per questo, ma il link di tutte le recensioni, prime impressioni eccetera eccetera li troverete nelle schede ma soprattutto qua sotto in descrizione. Partiamo subito con Ragioni per continuare a vivere di Matt Haig. Questo è un libro che mi ha toccato molto sul personale, racconta la storia vera dell'autore che a circa 24 anni stava per uccidersi e che per anni ha dovuto combattere contro la sua depressione. In questo libro si parla principalmente appunto della sua malattia, della depressione, di che cosa ha fatto negli anni per cercare di contrastare appunto questa malattia e soprattutto il suo volersi togliere la vita. Da una parte la trovo una lettura di ispirazione perché molto spesso leggendo le storie degli altri, storie di persone che sono in difficoltà ma tra virgolette ce l'hanno fatta, può appunto dare speranza e motivazione ad altre persone, ma soprattutto mi è piaciuto moltissimo l'approccio dell'autore nel parlare di malattie mentali, perché sì, molto spesso la depressione non viene considerata una vera e propria malattia, non al pari ad esempio che so di una malattia polmonare o del cancro. Invece in questo libro si sottolinea tantissimo quanto innanzitutto la malattia possa variare da persona a persona, ma che di base rimane una malattia, anche se molte persone tendono a sminuire appunto la depressione. È una lettura che io consiglio di fare a tutti, indipendentemente dal fatto che soffriate o meno di una malattia mentale. Il secondo libro che ho letto per il mio gruppo di lettura appena nato, il Chibi Book Club, è Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Questo è uno di quei classici che stava sulle mie mensole della libreria già da qualche anno, ma non mi sono mai decisa a leggerlo. Sempre solo ho sentito parlare bene di questo romanzo e quindi ero molto curiosa. Se però non fosse stato scelto per il mio gruppo di lettura, devo ammettere che non l'avrei terminato, ho avuto un po' di difficoltà con questo romanzo perché di base la storia mi ha incuriosita, è come se ci fossero tre storie distinte che poi verso la fine comunque coincidono. Il libro in realtà parte con appunto due persone che discutono sull'esistenza o meno di Gesù e a un certo punto appare un'altra persona che racconta di, vabbè, innanzitutto di aver conosciuto Kant ma anche di aver conosciuto Pilato e inizia a raccontare appunto la storia di Pilato, il che è tutto abbastanza surreale, no? visti i tempi, però questo alone di mistero, di confine fra realtà e immaginazione caratterizza molto questo romanzo ed è uno dei motivi per cui in parte mi è piaciuto, perché è sempre al limite, non sai mai se quello che stai leggendo è realtà, è follia, è immaginazione. Ci sono poi molti spunti di riflessione secondo me interessanti sul bene, sul male. Uno dei personaggi che ad esempio mi ha colpita di più nel romanzo è la figura del diavolo, che non è un personaggio negativo totalmente. C'è anche una forte critica alla società russa del tempo e anche un riferimento alla condizione dello scrittore, quindi l'autore parla comunque anche della sua esperienza in questo romanzo. Però ci sono stati dei momenti un po' troppo pesanti, un po' troppo complicati. È un libro veramente molto molto denso di personaggi, di informazioni, è tra virgolette pesante, quindi penso di non averlo apprezzato appieno, un po' appunto per questo avrei preferito maggiore leggerezza e probabilmente non l'ho capito fino in fondo, è veramente molto molto complesso come libro. Un fumetto invece che mi è piaciuto da morire è Imparare a cadere di Michael Ross. Questo è un fumetto che è stato realizzato per festeggiare i 150 anni di una struttura inclusiva e la storia parla di un ragazzo, Noel, che ha una grande passione per la musica, è molto attaccato alla madre, ma un giorno questa sua bolla di felicità scoppia e viene appunto portato in questa struttura dove fa la conoscenza di tante altre persone
simili ma diversi, ognuno è tra virgolette speciale a modo suo, ha magari le sue fisse, le sue caratteristiche, e seguiamo quello che è uno spaccato molto verosimile di quello che accade poi in strutture di questo tipo. Mi è piaciuto molto il fumetto perché racconta in maniera quasi tenera appunto la tra virgolette diversità, e non la fa per passare per tale, ma anzi cerca di sottolineare quanto ogni persona sia appunto la persona che è grazie a queste tra virgolette diversità. Si parla molto anche di disabilità, in particolare disabilità mentale, e appunto l'approccio dell'autore a me è piaciuto molto perché sa essere comunque vero ma delicato, raccontando una storia che appunto si avvicina molto a quella che potrebbe essere una realtà, e soprattutto la condizione di questa struttura in cui appunto a ogni persona ci si dedica in maniera dedicata. È secondo me una lettura perfetta per sensibilizzare sul tema. Un fumetto che invece non mi ha convinta al 100% è Come la gente normale, di Hartley Lynn. Se non sbaglio questo è il suo primo graphic novel e racconta un po' la storia della mia generazione. In particolare la protagonista si ritrova a fare un lavoro presso uno studio legale che non è esattamente quello che voleva dalla vita. È quindi combattuta sul tenersi un lavoro, diciamo, sicuro, che comunque le permette di andare avanti, e inseguire invece un po' la sua vera aspirazione, cercare di rischiare. Ci sono degli spunti, soprattutto dalla metà in poi, che ho trovato estremamente interessanti, perché sottolineano quanto sia difficile spesso appunto seguire i propri sogni e rinunciare quindi a un posto sicuro. Come viene ad esempio sottolineato da uno dei personaggi della storia, però non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. L'autore dà voce comunque a tanti dubbi, tante insicurezze della mia generazione o di chi comunque si approccia anche per la prima volta al mondo del lavoro, e questa l'ho trovata una cosa veramente molto interessante perché comunque è un tema molto molto attuale. Il modo però in cui viene affrontato non mi ha fatto impazzire, perché ci si sofferma tantissimo sulle dinamiche lavorative della protagonista, che a me non hanno sempre entusiasmato. Non ho trovato un certo feeling, diciamo, con le protagoniste di questa storia, perché alla fine c'è anche l'amica della protagonista che invece fa un lavoro, diciamo, più libero, no? Fa l'attrice. Ha avuto quel coraggio che manca alla protagonista, che infatti si chiede perché gli altri riescono e io invece no, perché gli altri sembrano sempre un passo avanti a me. In questo io mi sono ritrovata tanto, però la storia in sé non mi ha catturata, i personaggi non mi hanno detto granché, come vi dicevo ci si sofferma secondo me su degli aspetti che io non ho reputato molto interessanti. Un'altra recente lettura è stata L'isola dei senza memoria di Yokogawa, libro a cui mi sono approcciata perché quest'anno è candidato all'International Booker Prize. È un libro che in realtà è stato scritto negli anni 90, ma affronta comunque delle tematiche molto attuali. Ci troviamo in un'isola, in un tempo, luogo non ben definiti, in cui la popolazione inizia pian piano a dimenticare gli oggetti della vita quotidiana, e questi oggetti una volta dimenticati proprio spariscono dalla loro quotidianità. Ad esempio smettono di ricordare che cosa sia un orologio e questo pian piano non c'è più, oppure accade ad esempio ai frutti di bosco o al profumo. Però in realtà ci sono delle persone che non dimenticano, e la vita di queste persone è a rischio perché vengono ricercate dalla polizia. È molto interessante come romanzo perché fa molta leva sull'importanza della memoria, quanto la memoria e i ricordi di qualche cosa spesso siano la cosa stessa, perché nel momento in cui uno non ricorda più che cosa sia il profumo, questo profumo smette proprio di esistere. E purtroppo questa cosa accade anche alle persone, ad esempio a quelle che ricordano, che non perdono appunto la memoria, vengono spesso portate via dalla polizia e la gente pian piano si dimentica anche di queste persone, ed è un po' come se non fossero quindi mai esistite. È molto molto forte come concetto, e oltre a questo ci sono diversi spunti che ho trovato interessanti, ma di nuovo non ho trovato la storia abbastanza coinvolgente. Si svolge tutto in maniera abbastanza lenta
non mi sono legata particolarmente ai personaggi, anzi ho provato quasi irritazione nel vedere come fossero così passivi di fronte a quello che stava accadendo. Non c'è una vera e propria ribellione, diciamo, di fronte a certe situazioni. Le premesse e le tematiche trattate mi sono piaciute, ma la storia in sé in realtà non mi ha lasciato granché. Così come non sono rimasta folgorata come mi aspettavo da Lettere d'amore da 0 a 10. Questo è il graphic novel tratto dall'omonimo romanzo ed è una storia, diciamo, molto dolce e tenera, che ha protagonista un bambino di 10 anni che vive con la nonna. Non ha i genitori, non li ha mai conosciuti, non si sa granché perché la nonna in realtà non si sbottona su questo fatto e quindi non sa bene che cosa sia una famiglia finché non incontra una nuova compagna di classe che invece vive in una famiglia numerosissima e che lo includerà sempre di più e anche grazie a lei troverà il coraggio di fare finalmente quelle domande un po' scomode alla nonna. Si tratta quindi di un fumetto che parla appunto delle prime amicizie, ma soprattutto di famiglia, un po' della scoperta di questi legami familiari. E di base è una cosa veramente dolce e tenera, soprattutto vista attraverso gli occhi di bambini, ma per quelli che sono i miei gusti, il tutto è stato affrontato in maniera un po' affrettata e superficiale. Mi sarebbe piaciuto un po' di più, soprattutto riguardo al rapporto genitori e figli. Mi aspettavo veramente qualcosa in più, perché alla fine la storia, anche se destinata a dei bambini o comunque a dei giovani, non per questo deve risultare un po' più superficiale. Però alla fine questo è appunto anche un gusto personale. I disegni invece mi sono piaciuti veramente tanto, li ho trovati dolcissimi, in linea comunque con la storia e anche abbastanza buffi e divertenti. Ho letto poi L'assassinio di Florence Nightingale Shore di Jessica Fellows, il primo libro nella serie I delitti Mitford, che parte da premesse comunque vere, personaggi reali. Infatti ci si occupa dell'uccisione di Florence Nightingale Shore, un caso che comunque nella realtà è rimasto irrisolto e che qui invece l'autrice cerca di sviluppare, di trovare un possibile responsabile. I personaggi coinvolti sono tutti personaggi storicamente esistiti, ma appunto le vicende raccontate sono fittizie. In particolare la storia parte con questa ragazza che in famiglia non sta vivendo un bel momento, in particolare abbastanza sfruttata dallo zio, e mentre lo zio la sta portando di forza verso tra virgolette, un cliente, un amico, le decide di scappare, si getta dal treno e inizia a lavorare presso la famiglia Mitford come una sorta di babysitter. Da lì la sua vita appunto cambia e viene coinvolta un po' nell'indagine perché gettandosi dal treno incontra un ragazzo che fa parte della polizia comunque ferroviaria che poi si occuperà del caso di Florence Nightingale Shore. Le premesse sono molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il caso d'omicidio, che era la cosa, diciamo, che mi incuriosiva di più di questa storia. In realtà tutto questo viene sviluppato soltanto nelle ultime 100-150 pagine. Prima abbiamo uno spaccato un po' della vita del tempo, soprattutto a casa Mitford, nello sfarzo, un po' nella, non dico nobiltà, però è una famiglia comunque benestante. E questa cosa, non dico che mi abbia annoiata, ma non l'ho trovata così interessante. Non mi è servito molto a inquadrare la famiglia e i personaggi, che ho trovato molto spesso infantili e irritanti. Ho trovato che rallentasse soltanto la storia perché in realtà appunto si parla un po' del niente e poi nelle ultime 100-150 pagine si affronta tutto il caso e dal momento che il romanzo parte proprio con il mistero dell'uccisione di questa infermiera mi aspettavo che venisse un po' sviluppato gradualmente, non tutto tutto verso la fine. Questa parte finale in realtà mi è piaciuta molto, l'interpretazione dell'autrice sul possibile assassino mi ha convinta, l'ho trovato comunque intelligente, molto interessante, ma quello che è arrivato prima non così tanto, non tra virgolette all'altezza. Sarà che mi aspettavo qualcosa di leggermente diverso, non lo so. Non è stata invece una delusione la domatrice di Agatha Christie, libro che ho letto per la mia challenge di lettura CB Christie.
Qua ci troviamo fra Gerusalemme e Petra e seguiamo principalmente la famiglia Boyton, una famiglia americana composta da una madre, diciamo un po' padrona, e i suoi figli. Nonostante siano praticamente tutti maggiorenni, comunque alcuni di essi siano grandi, già anche sposati, ruotano tutti attorno alla madre, sono dipendenti da questa madre, vivono ancora tutti a casa e non hanno alcun tipo di indipendenza perché lei esercita su di loro un fortissimo potere. Una sera Poirot, mentre sta chiudendo le finestre della sua camera, sente qualcuno dire: dobbiamo ucciderla. E capiterà poi che sì, la signora Boyton verrà ritrovata morta. Sarà morta per cause naturali, visto che aveva problemi di cuore, o c'è sotto dell'altro? La cosa più interessante di questo giallo è che quasi per metà libro non si affronta il caso d'omicidio, ma l'autrice passa il tempo a caratterizzare e costruire i suoi vari personaggi per farci capire le dinamiche di questa famiglia, il perché la madre sia così temuta e in che stato, diciamo, psicologico si trovano i figli, ma anche le persone conoscenti attorno a questa famiglia, l'impressione che hanno degli esterni sulla famiglia e in particolare i figli. È molto interessante proprio perché c'è un'indagine inizialmente anche più psicologica su questa donna. Il caso in sé è molto intrigante, di nuovo Poirot sa essere molto intelligente, mi ha fatto morire in questo libro perché in più di una volta fa delle affermazioni su di sé per nulla modeste, ma poi l'autrice scrive che dice queste cose sorridendo in maniera modesta o dicendo appunto queste cose senza malizia, come se fosse una cosa vera. Quindi sottolinea ancora una volta come Poirot in realtà non sia un personaggio presuntuoso, ma sia abbastanza cosciente delle sue capacità e non abbia paura di dirlo apertamente. Uno dei motivi per cui amo Poirot, vorrei avere la sua stessa autostima. Altro fumetto che ho letto, in realtà sono due ma fanno parte della stessa storia, è Il migliore dei mali di Violetta Rox e Tarma, Marco Tarquini. Questa storia si presenta un po' come un mystery, un'avventura, un qualcosa di quasi fantastico. È molto molto intrigante. Le premesse sono queste: un gruppo di ragazzini sui 13 anni circa che si mettono a indagare sulla scomparsa del cane di uno di questi. Mistero che viene, che si infittisce nel momento in cui il vicino di casa del ragazzo a cui è scomparso il cane viene chiamato da tutti il boia, assassino. Iniziano quindi quasi a pedinare questa persona e vedono che la sera porta via dei sacchi strani. È un tipo decisamente sospetto e si convincono che sia stato lui a rapire il cane. Che fine avrà fatto questo cane? C'entra veramente qualcosa il vicino o è invischiato in qualcosa di ancora più oscuro? Il mistero si infittisce di pagina in pagina, io vi dico solo che non ho saputo resistere, ho letto tutti e due i fumetti in una botta sola perché ero veramente troppo incuriosita. Non è poi la classica storia, diciamo, di formazione, ho apprezzato questo tocco un po' più, tra virgolette, fantastico, un po' alla Stranger Things per intenderci, e il rapporto soprattutto fra questi ragazzi che fanno sì gruppo, ma non è che sono amici in maniera incondizionata, c'è comunque una crescita non soltanto dei singoli ma anche dei rapporti fra di loro. Inoltre non ci si focalizza soltanto sul caso della scomparsa del cane, ma vengono affrontate anche delle dinamiche un po' più personali, diciamo intime, un po' più familiari, dei problemi, chiamiamoli così, in famiglia, sul non sentirsi anche accettati e capiti dagli altri, nascondere quindi dei segreti che sono poi parte della propria persona che si ha appunto paura a mostrare per paura di non essere accettati dagli altri. In tutto questo si inseriscono poi anche delle tematiche, chiamiamole un po' più ambientali. Quindi diciamo che non ci si sofferma esclusivamente sull'intrattenimento, che è un po' la molla che ti spinge a girare la pagina, a continuare, a capire che cosa sta accadendo. Ma si affronta il tutto in maniera, secondo me, anche un po' più profonda e quasi inaspettata. Io vi giuro, non mi aspettavo di rimanere così incollata alle pagine. È stato veramente molto intrigante. Poi ci sono dei momenti un po' più cupi che vengono, secondo me, resi molto bene anche dai disegni. Ci sono dei momenti veramente
appunto oscuri, intervallati però da dei momenti un po' più di scherzo, di gioco, comunque sono ragazzini e quindi anche le loro teorie spesso strampalate fanno un po' ridere. È stata una storia che mi ha veramente rapita e sorpresa proprio per raccontare una storia un po' d'avventura e mistero, inserendoci però tantissime tematiche quotidiane. L'ultimo libro letto di cui vi voglio parlare è il nuovo libro di Hunger Games di Suzanne Collins, ovvero Ballata dell'usignolo e del serpente. Allora, questo libro mi stava piacendo inizialmente perché parla di un giovanissimo Snow, quando ancora appunto non è presidente, è 18enne se non sbaglio, lo vediamo alle prese con la 10ª edizione degli Hunger Games, prima edizione in cui si pensa di inserire la figura del mentore, e saranno proprio questi ragazzi appena maggiorenni a far da mentori ai ragazzi dei distretti che parteciperanno ai giochi. E chi capiterà mai a Snow? Una ragazza del distretto 12. Seguiamo quindi i giochi in una fase proprio iniziale, in cui ancora non c'è tutta questa spettacolarizzazione della crudeltà, in cui ancora non c'è il fasto, le interviste, ma i tributi vengono trattati veramente come degli animali. Ed è una fase un po' sperimentale in cui si cerca di rendere un po' più accattivanti i giochi in modo che vengano visti, perché lo scopo è far vedere tutta questa crudeltà, tutta questa violenza. È stato quindi molto interessante anche seguire proprio il personaggio di Snow, che non è un personaggio che nasce buono e poi gli succede qualcosa di brutto e diventa cattivo, ed è una cosa che ho apprezzato molto, perché solitamente quando si parla dei cattivi c'è sempre un momento che fa scattare la scintilla. Invece è un personaggio secondo me controverso, e questo lo rende interessante. Ci sono però troppe cose che accadono in maniera troppo conveniente per quanto mi riguarda, e l'ultima parte del libro proprio mi ha fatto chiudere la vena, mi ha fatto partire in quarta e mi sono arrabbiata abbastanza, perché ad alcune cose viene, tra virgolette, data una spiegazione che per me non esiste. Comunque, a parte questo, non è un libro imperdibile. Se vi è piaciuto da morire Hunger Games, potrà piacervi ritornare comunque nel mondo, scoprire, tra virgolette, qualche retroscena appunto degli Hunger Games, quando ancora non erano quelli a cui siamo abituati, ma non è un libro per me imperdibile. Soprattutto si tratta di un prequel, ma non lo consiglierei mai come primo approccio ad Hunger Games, meglio comunque la trilogia principale. Questi erano quindi gli ultimi 10 libri e fumetti che ho letto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete letti anche voi, che cosa ne pensate. E se avete voglia, fatemi sapere che cosa avete letto voi recentemente. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!